Notte bollente per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Al Grande Fratello VIP la bella Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno infuocato la suite della casa e Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non sono riusciti a frenarsi nella notte del 2 novembre. Pare infatti che la coppia si sia lasciata travolgere dalla passione nella suite privata della casa. Al punto che la regia ha dovuto cambiare inquadratura e Cecilia Rodriguez al Grande Fratello, che passione. Dopo un bacio infuocato, confessioni intime e effusioni di vario tipo, la sorellina minore di Belen e il fascinoso atleta del ciclismo non sarebbero riusciti a frenarsi neanche questa volta. Pare si siano lasciati andare nella suite della casa del Grande Fratello VIP, senza far troppo caso ai coinquilini e agli occhi indiscreti dei telespettatori. Sembra che Cecilia abbia impiegato poco a consolarsi della fine della sua storia con Francesco Monte, con cui ha rotto nel corso dell'ottava puntata del reality. Con Ignazio, intanto, sembra che le cose si facciano sempre più serie, almeno a giudicare da quanto abbiamo potuto vedere durante le riprese notturne nella suite. Ignazio ha anche provato a spegnere le luci, ma dalla regia non lo hanno permesso e così la coppia si è rintanata sotto le coperte. Ben presto, però, sono stati costretti a censurare le immagini con delle riprese dell'esterno della casa. Tutto lascia pensare che siano andati molto oltre le semplici effusioni. Moser aveva destato scandalo in questa nuova edizione del Grande Fratello dichiarando di aver avuto 163 amanti e di averle catalogate in base alle proprie performance sessuali, un vero mago insomma. Che la Rodriguez però non sia solo il suo ennesimo trofeo sono molti a sperarlo, constatando anche l'affinità della coppia già dalle prime puntate. Dal pubblico sono arrivate voci critiche nei confronti di Moser e Rodriguez, a detta di molti irrispettosi verso l'ex fidanzato Francesco Monte, con cui la relazione è terminata solo da alcuni giorni e all'entrata nella casa si vociferava che tra Cecilia e Francesco fosse in piano un matrimonio e dei figli, invece sono bastate pochissime settimane a farle cambiare idea a quanto pare.